a tutti. Mi chiamo Carmela Cullotto, credo che molti non mi conoscano come cittadina di Fiumefreddo, anche se ci abito da circa 35 anni. Purtroppo il mio lavoro mi ha portato ad essere non molto presente nel territorio. Io mi sono sempre occupata di ragazzi speciali, infatti facevo l'educatrice e poi mi occupavo pure di ceramica con questi ragazzi. Ho avuto modo di conoscere anche parecchi ragazzi speciali, anche ho accolto anche ragazzi speciali di Fiumefreddo che ho nel corso e nei circuiti che ho fatto alla ricerca di voti, ma soprattutto per farmi conoscere in prima persona, ho ritrovato e ho trovato anche tante altre persone, per cui il mio bisogno, ora che adesso che sono in quiescenza, è quello di continuare questa mia azione diretta verso gli altri, verso i bisogni e le necessità. Spero di poterlo fare in serenità con l'accordo di tutti. E devo dire che è una grande squadra e pur non essendo molto di loro non conoscevo nessuno tranne il signor Currò, quindi per me erano delle persone strane. Mi sono trovata benissimo, una squadra coesa e molto accogliente, devo dire. E nelle poche occasioni che noi ci siamo incontrati ho avuto modo anche di avere degli scambi interpersonali con loro che mi hanno accolto le mie idee e sono state molto molto ricettive su questo. Per quanto riguarda invece l'avvocato Fiume, lo conoscevo di nome, ma non lo conoscevo di persona. Devo dire che il mio primo contatto con lui è stato solo di empatia, è stato ho attivato i miei sensi amnestici per cercare di capire la persona, non avendo delle indicazioni ben precise, però nel corso di questi 20 giorni che mi hanno portato in giro per Fiumefreddo, devo dire che Fiumefreddo lo ama, perché molto spesso mi dicono: sei con Fiume? Sei a posto, sei una persona in grado. Quindi questo mi sta spingendo veramente ad uscire fuori di casa, perché io avevo rinunciato anche a girare per Fiumefreddo, viste le condizioni in cui l'ho ritrovata, perché io per anni, essendo occupata, andavo così, la mattina partivo e il pomeriggio ritornavo, quindi vedevo ben poco di quello che era il reale di Fiumefreddo. Adesso che sono ferma da circa un anno ho visto tante di quelle cose cambiate. Io ho vissuto la villa quando c'erano i film, quando c'erano i giochi. Adesso la villa non si vive più, adesso non si va più in giro, poi il Covid è stato molto ma molto deleterio per quello che erano i rapporti relazionali con le persone, hanno distrutto un po' le relazioni. E quindi non so che aggiungere altro, potrebbe essere tutta la serata. Però mi pare giusto adesso passare la mano a chi è di turno. Grazie di cuore, spero di poter aiutare questo paese con tutte le mie forze, essere presente in qualche modo e per tutte le esperienze che ho acquisito in questi 41 anni di servizio che ho fatto, perché il mio lavoro è stato veramente una grande palestra. Grazie di tutto.